Logos Web Radio. Ciao a tutti, oggi siamo in compagnia di Sara e Virginia, che in occasione della rassegna Ad Occhi Aperti di Acerbo ci presenta questo progetto. Volevamo chiedere subito a Sara che cos'è Acerbo, com'è nata e che ruolo hai in questa associazione. Acerbo è un'associazione culturale no profit, nata da pochissimi mesi. Io sono, diciamo, il presidente dell'associazione. Siamo un gruppo di ragazzi desiderosi di promuovere attività artistiche e culturali per i giovani, di trovare spazi per esibire, mostrare giovani talenti. Ci occupiamo di arte un po' a 360 gradi, dalle arti plastiche, visive, alla fotografia, al video, alla danza, alle arti performative. Okay. Il nostro scopo è proprio quello di trovare degli spazi. Le istituzioni sono un po' carenti, in generale in Italia la situazione artistica, culturale per i giovani è un po' scarsa. Operate nel comune di Casalecchio o anche al di fuori? Sì, l'associazione ha sede legale a Marzabotto, però okay, cerchiamo di espanderci sul territorio bolognese e anche di collaborare con altre associazioni in Italia e all'estero. Volevamo chiederti come si può collaborare con Acerbo e se ci puoi dire qualche artista che avete già promosso? Per collaborare con Acerbo è semplicissimo, basta contattarci, proporre idee. Siamo assolutamente aperti a ogni tipo di collaborazione, perché ovviamente sia valida e interessante. Collaboriamo con tanti ragazzi, tanti giovani artisti, dal campo musicale a quello dell'arte grafica e performativa. Stiamo promuovendo Res, che anche credo sia di Casalecchio, è un rap. E inoltre altri vari gruppi di Bologna e dintorni anche. Invece a Virginia volevamo chiedere com'è nato Occhi Aperti, in particolare la serata di Imagine Action. Occhi Aperti è una delle prime, anzi la prima, tra le manifestazioni culturali che Acerbo, essendo appena nata, si propone di organizzare. Vuole essere un connubio tra quello che noi intendiamo oggi come immagine e arti performative. Quindi la serata Imagine Action in realtà vuole essere in stretto contatto con la mostra che c'è tuttora allo Spazio Virgola in centro a Casalecchio, in cui noi tentiamo di mettere in luce, diamo uno spazio espositivo a tre ragazzi artisti laureando nel corso di fumetto e illustrazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Questi artisti hanno scelto una rosa di opere che toccano vari temi. Il tema ovviamente principale è sempre quello di immagine, cioè cosa noi intendiamo per immagine, cioè noi tutti i giorni siamo circondati da immagini, iconi, simbolo, ma il punto è se non solo le registriamo ma anche le percepiamo, quindi la mostra vuole essere una riflessione su come percepiamo ciò che ci circonda, che è poi diciamo lo stimolo che l'arte in generale si propone di dare al suo fruitore. Infatti proprio a proposito di arte volevamo chiedervi che cos'è per voi l'arte? Questa è una domanda sui massimi sistemi della vita. Potrei dirti che cos'è per me l'arte. L'arte sì, è sicuramente qualcosa che ci aiuta a vivere meglio. L'arte apre le porte della mente, apre le porte delle sensazioni, apre le porte delle percezioni e quindi fa vivere meglio. L'arte, per quel che mi riguarda, è un approccio fondamentale per la vita, perché arte significa vivere bene, vivere tutti i giorni, vivere ai massimi livelli. È un po' la filosofia di Acerbo. Acerbo e maturiamo idee. Perché? Perché maturiamo giovani. Noi siamo giovani, abbiamo voglia di farci vedere, di entusiasmarci delle cose che facciamo, quindi non fermarci semplicemente a ciò che studiamo, lavoriamo, eccetera, ma appassionarci davvero a quello che tutti i giorni ci spinge. Secondo me l'arte è anche comunicazione, oltre che espressione, quindi anche scambio con gli altri. Grazie, allora salutiamo Sara e Virginia. Grazie. Grazie a te. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao. Thank you.